giornale radio della Campania. Oggi i funerali di Santo Romano, 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio, convalidato il fermo del 17enne che ha sparato. Colpi di pistola contro la finestra di casa dell'ex fidanzata, fermato dai carabinieri a Casoria uno stalker minorenne. Il Consiglio regionale della Campania approva la norma che apre al terzo mandato di De Luca, governo pronto a impugnare. Calcio, il presidente del Napoli De Laurentiis indagato per falso in bilancio per l'acquisto di Manolas dalla Roma. Buongiorno da Carlo Solimene. È una comunità in lutto, quella di Casoria, che oggi alle 16 si ritroverà per i funerali di Santo Romano, 19enne ucciso a San Sebastiano da un colpo di pistola esploso da un minorenne. Il servizio. Giornata di lutto cittadino oggi a Casoria. La città alle porte di Napoli vivrà una delle pagine più buie della propria storia. Si celebreranno alle 16 i funerali di Santo Romano, 19 anni, morto per mano di un 17enne che gli ha sparato al petto per poi dileguarsi con un amico e andare a trascorrere il resto della serata a Napoli. A San Sebastiano al Vesuvio aveva lasciato a terra Santo, un futuro da calciatore, una vita spezzata dal grilletto che ha premuto alla fine di una lite a cui la vittima non aveva partecipato. Il 17enne reo confesso era uscito da poco dal carcere per reati legati alla droga. Ieri è stato convalidato il fermo al minore ed è stato individuato il ragazzo che lo ha coperto ospitandolo a casa. L'avvocato Rabiele che difende il minore ha reso nota una lettera di scuse che hanno scritto i genitori del ragazzo e ha inoltre aggiunto che ha problemi di natura psichiatrica come accertato da una precedente perizia che sarà fornita al giudice e sarà la base della richiesta del legale per accertare se il ragazzo avesse la capacità di intendere al momento dell'aggressione. Lilli Viccaroteo, TGR Campania. Era un leader, mancherà a tutti. Il Micri Calcio, club in cui militava nel ruolo di portiere Santo Romano, ricorda il ragazzo ucciso. Sentiamo le parole del presidente Michele Visone, del team manager Terenzio Bissini e dell'allenatore Pasquale D'Inverno. La porta è sguarnita, chi avrebbe dovuto difenderla non c'è più, ucciso a 19 anni insieme ai suoi sogni. Santo Romano giocava nella Micri, club di calcio di eccellenza. Tanti sono ancora a scuola, alle scuole superiori e pensano di fare un percorso universitario. E loro oggi devono avere la certezza che il loro percorso è giusto e quindi non quello che poi alla fine ha sottratto Santo a tutti noi. Il comitato campano della Federcalcio istituirà un premio a lui intitolato. Un omaggio che non potrà colmare il vuoto. Era uno dei leader, lo era già quando era piccolo, è sempre stato più grande di quello che degli anni che dimostrava che aveva. Mister, qual è il modo migliore per ricordare Santo? Portare avanti quello che era la sua passione, cercare di farlo nel miglior modo possibile, quindi riprendere gli allenamenti, tornare a giocare. Accadrà già domenica, quando la squadra tornerà in campo contro la Real Normanna, nel nome di Santo. Ivan Palumbo, TGR Campania. Aveva esploso colpi di fuoco contro la casa dell'ex fidanzata nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare della permanenza a casa, fermato uno stalker a Casoria, all'epoca dei fatti era minorenne. I dettagli. Per mesi ha vessato l'ex fidanzata, poi lo scorso 21 ottobre ha sparato alla finestra di casa della ragazza che abita a Casoria. Con l'accusa di atti persecutori e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri, su richiesta della procura dei minori di Napoli, un giovanissimo all'epoca dei fatti minorenne e ora appena maggiorenne, che era già sottoposto, per vicende analoghe, alla misura cautelare della permanenza in casa. Dopo l'ultimo grave episodio di stalking, il ragazzo si era reso irreperibile. In seguito a servizi di osservazione nei luoghi da lui abitualmente frequentati e pedinamenti è stato bloccato a Casoria dai militari dell'arma. Era la guida di un motorino, ora è nel centro di prima accoglienza del Tribunale per i minori in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Giuseppe De Caro, TGR Campania. La politica, sì, in consiglio regionale alla norma che permetterà a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato da governatore, ma Schlein ribadisce il PD non lo sosterrà. Il punto. Vincenzo De Luca va via senza rilasciare dichiarazioni. Il consiglio regionale ha da poco approvato la norma che di fatto permette una sua ricandidatura per un eventuale terzo mandato come presidente della regione. La maggioranza tiene, degli 8 consiglieri del Partito Democratico, 7 votano a favore, 1 si astiene, nonostante la segretaria nazionale Elly Schlein abbia più volte ribadito il suo no a un De Luca ter.
La replica dal Nazareno non si fa attendere. Prendiamo atto, ma non ci spostiamo di un millimetro. Vincenzo De Luca non sarà il candidato presidente sostenuto dal PD alle prossime regionali. Fuori dall'aula tante le reazioni. Il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli fa intendere che il governo potrebbe impugnare la norma. Forza Italia parla di legge ad personam. Serra le file il centrodestra, opposizione in regione, consci che un'eventuale spaccatura del campo largo potrebbe spalancare le porte ad una vittoria. Vittorio Marotta, TGR Campania. Siamo allo sport. Il presidente del Napoli è indagato dalla procura di Roma con l'accusa di falso in bilancio. Nel mirino l'acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma. I dettagli. I fatti risalgono all'estate 2019, quando il Napoli acquistò Kostas Manolas dalla Roma, pagando la clausola rescissoria di 36 milioni di euro. Su quella compravendita, la procura della capitale ha chiuso il fascicolo di indagine a carico del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Ad essere contestato è il reato di falso in bilancio, lo stesso ipotizzato per le presunte plusvalenze fittizie legate all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. In quel caso la chiusura delle indagini era avvenuta lo scorso gennaio, mentre ad aprile De Laurentiis aveva chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai PM in procura. Anche stavolta gli avvocati del presidente del Napoli assicurano è pronto a chiarire l'intera vicenda. Una notizia arrivata nel giorno in cui gli azzurri, dopo la batosta con l'Atalanta, hanno ripreso gli allenamenti a Castelvolturno in vista della trasferta di domenica sera a San Siro contro l'Inter. Conte, per la prima volta da avversario nel Meazza Nerazzurro, punta a restituire una maglia da titolare a Lobotka, assente da 4 giornate dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Per il resto, difficile prevedere novità di formazione. Lasciato alle spalle il ciclo di 3 partite in 9 giorni, il Napoli torna alla settimana tipo. Guarderà le altre in Europa con un pizzico di invidia, ma il vantaggio di preparare al meglio lo scontro al vertice. Piero Vitiello, TGR Campania. La pallanuoto, sabato il debutto nel campionato di A2 della Canottieri Napoli. Per i partenopei, ambizioni playoff. Il servizio. Ripartire da quel sogno spezzato, da quella promozione sfiorata soltanto e sfumata sul filo di lana. La Canottieri Napoli presenta la squadra che scenderà in vasca sabato contro Anzio per la prima giornata del campionato di A2 di pallanuoto Girone Sud. Un team rivoluzionato con ben 7 innesti. Il tecnico Enzo Massa inquadra gli obiettivi della stagione. Un campionato importantissimo. Noi puntiamo ai playoff, ma la cosa importante è la crescita dei giovani che abbiamo inserito nella nostra rosa. Due ragazzi, il nostro Vivai 2009, dei ragazzi 2004-2005, molto interessanti. La linea verde che ispira la stagione della Canottieri si inserisce in un progetto più ampio dello stesso circolo del Molosiglio, determinato nel mantenere alto il blasone di Napoli nella pallanuoto, come ha sottolineato il presidente Giancarlo Bracale. Il nostro campionato già lo facciamo perché manteniamo viva questa fiamma che è la pallanuoto del circolo Canottieri Napoli, creiamo questo gruppo di giovani che formiamo e che portiamo avanti. L'entusiasmo intorno alla pallanuoto a Napoli, insomma, cresce. Per vecchi e nuovi appassionati l'appuntamento è a Fuorigrotta. Li invito tutti i tifosi alla Scandone, dove veramente si possono vedere non solo la Canottieri Napoli, ma anche altre squadre, perché abbiamo delle partite dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera, tutte le squadre napoletane giocano alla Scandone. Adriano Albano, TGR Campania. 40 anni fa moriva Edoardo De Filippo, ma il teatro napoletano trovava nuovi schemi e nuovi autori per esprimersi. Se ne è discusso nel convegno La Parola di Napoli al Mercadante. Ascoltiamo le interviste all'autrice di Luciana Libero, al drammaturgo Manlio Santanelli e al critico Giulio Baffi. All'inizio degli anni Ottanta accade qualcosa di rivoluzionario nella drammaturgia napoletana e non solo. Cosa? Arrivano 4 autori straordinari, arriva Manlio Santanelli, Annibale Ruccello, Enzo Muscato, Francesco Silvestri, con dei testi e delle opere che rivoluzionano il teatro, riportando il teatro di parola. E il vero dopo Edoardo, diciamo. Loro prendono questo teatro di Edoardo e lo trasformano, lo trasfigurano, come dire, dandogli un aspetto meno solare, meno consolatorio. Manlio Santanelli, una data cruciale è il 12 novembre del 1980, perché debutta Uscita d'emergenza con Bruno Cirino e Nello Mascia e la regia di Bruno Cirino. Da allora poi non ha più lasciato le scene questo testo, per cui è stato fatto anche all'estero e quindi ha avuto una sua vita abbastanza lunga. La matrice edoardiana sopravvive ancora oggi con i nuovi talenti?
e diventa la grande memoria, il grande padre, la grande ombra, oggi con Luigi Paschitto, con Fabio Pisano, con Mimmo Borrelli, ognuno con caratteristiche molto personali di scrittura, di sintassi teatrale. Giovanni Messina, TGR Campania. E ora ascoltiamo gli aggiornamenti sul meteo. Buongiorno, anche quest'oggi il cielo sarà sgombro da nubi di rilievo su gran parte del territorio. Faranno eccezione i settori interni, in particolare il Sannio ed Irpinia, dove saranno presenti, soprattutto in serata, banchi nuvolosi non associati a precipitazioni degne di menzione. Si segnalano, con riferimento a queste prime ore del mattino, locali riduzioni della visibilità, specie nelle zone interne. Le temperature massime caleranno rispetto a ieri sull'Alto Sannio e sulle aree più orientali dell'Irpinia, dove il termometro non andrà in genere oltre i 14-15 gradi. L'aria sarà invece molto più mite lungo le coste nelle adiacenti pianure, dove sono attesi picchi di 22-23 gradi. I venti soffieranno dai quadranti orientali con debole o localmente moderata intensità. Il moto ondoso sarà anche quest'oggi in condizioni ottimali. Domani il sole sarà intervallato da banchi nuvolosi su gran parte del territorio. È tutto da Vincenzo Capozzi per Rai Meteo su informazioni dell'Aeronautica Militare. In chiusura ricordiamo che a Napoli alle 9.30 alla Mostra d'Oltremare prenderà il via la 3 giorni della 25esima edizione di Orienta Sud, salone del mezzogiorno dedicato all'orientamento universitario e al lavoro. Durerà fino a venerdì 8 novembre. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 12.10, sempre su queste frequenze. Da Antonio Dorta e Mattia Cusano in regia e da Carlo Solimene in studio, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Campania.